serve, serve un approccio? No, secondo me possiamo parlare così. Io ci tenevo anche a creare una forma formale, appunto, dell'aula che non sembrasse una conferenza né una lezione frontale. Chi mi ha preceduto negli incontri precedenti ha anche, rispetto alla conoscenza di Antonio Gramsci, dei percorsi più strutturati del mio, perché come diceva Giorgio, io sono uno storico dell'arte e mi occupo di educazione museale. Cosa significa? Interpreto il museo come un luogo, un'agenzia formativa dove si può fare educazione. La scuola fa educazione in senso formale, nel museo si può fare un'educazione in senso informale, approfittando quindi dei contenuti, delle storie, delle memorie che il museo conserva. Io utilizzo questo patrimonio anche per creare occasioni di crescita sociale, culturale e permanente, nel senso che mentre a scuola si fa solo un periodo della vita, al museo si possono incontrare persone di tutte le età. Questa intergenerazionalità e il valore aggiunto dell'azione educativa che può essere messa in campo al museo. I temi, quindi, diciamo, pedagogici e educativi sono al centro del mio interesse e oggi ho pensato di proporvi una linea di ricerca rispetto a Gramsci un po' anomala anche rispetto ai contenuti precedenti di questo corso. Voglio raccontarvi un aneddoto per iniziare, che è totalmente personale. Io mi sono laureato nel 2004 in lettere, ho fatto un corso di formazione scientifica, poi la laurea in lettere e sono arrivato, diciamo, ad aver concluso un ciclo importante di studi senza aver mai avuto l'occasione da parte dei miei docenti di conoscere o approfondire o anche solo sentire il profumo della vita e del pensiero di Antonio Gramsci. Lo reputo un fatto gravissimo. La scuola, diciamo, prepara persone, tiene i ragazzi e le ragazze moltissime ore su banchi fermi, immobili, eppure si può riuscire a fare tutto questo, passare tutto questo tempo all'interno delle istituzioni scolastiche senza aver mai sentito di qualche nominare, perché poi magari approfondire proprio Antonio Gramsci. E quindi nel 2007, quando ci fu il 70° anniversario, celebrazione del 70° anniversario della morte, io ho colto fortemente questa mancanza e ho pensato, per via anche così, una conversazione con un amico inglese, lui studia economia a Londra e mi dice noi a Londra studiamo l'autore italiano più letto al mondo, e dice, mi sa che sta parlando, tradotto in tutte le lingue, e lo sai che è sardo? Io ho pensato, grazie a Deleca, no? L'autore più tradotto al mondo, sardo, sarà grazie a Greta, lui, cioè, Antonio Gramsci. E proprio ho colto questa differenza tra me e lui, no? Un ragazzo inglese che studia economia a Londra, che studia i testi di Gramsci, e noi qua invece quasi, perché poi dipende anche un po' dagli insegnanti che si incontrano, si può riuscire a finire un corso di studi superiore senza averlo approfondito. E allora io chiaramente ho cercato di, per cultura, per piacere personale, di colmare questa lacuna. E l'ho fatto però con un obiettivo specifico. Avevo in mente di realizzare un progetto didattico per le scuole elementari. C'era un piccolo progetto scolastico con la scuola del Quartiere del Sole, quindi avevo l'obiettivo di formare o di dare così una prima conoscenza ai bambini di questi due plessi scolastici, delle scuole del Quartiere del Sole, e di avvicinarmi quindi per la prima volta alla figura di Antonio Gramsci. Ho preso questo studio, questa ricerca con molta passione, ho iniziato naturalmente dalla biografia, la biografia di Fiori, che penso sia essenziale per ricostruire un percorso umano, e poi soprattutto, visto che non ho strumenti da storico, da studioso per avvicinarmi alla lettura dei quaderni, il monumento, l'opera che davvero più mi ha avvicinato sono state le lettere dal carcere, questa è l'edizione dell'Unione Sarda che è uscita qualche anno fa, che ho letto voracemente per mesi e mesi, accompagnato dalla biografia ho ricostruito un percorso umano straordinario. Questa esperienza è stata poi riportata, l'aneddoto, ai bambini, che erano bambini delle scuole elementari, con quello che era l'unica via d'accesso che potevo offrire loro, cioè non potevo certamente parlare insomma, di
moderni e dei temi di riflessione filosofica che Gramsci ha approfondito, ma ho cercato di riportare il percorso di conoscenza a quello che era intanto l'infanzia di Antonio Gramsci in Sardegna, quindi il suo crescere bambino, e l'abbiamo riletto attraverso le sue memorie e le lettere che lui ha inviato ai suoi figli durante gli anni del carcere. Quindi attraverso la lettura delle lettere indirizzate ai figli e soprattutto degli aneddoti e dei racconti che sono contenuti nel libro L'albero del riccio, nel quale è possibile ricostruire il suo amore per la natura, le sue vicissitudini anche di ragazzino curioso che ha allevato animali, che ha avuto curiosità per le faccende del mondo. Questa sua dimensione, diciamo, era molto accessibile per i bambini. E voleva essere un invito a portare tanto questo nome, Antonio Gramsci, come una persona che ha avuto una vita estremamente intensa, che abbiamo raccontato attraverso uno spettacolo teatrale, e poi abbiamo cercato di far sì che questa nostra esperienza nella scuola non si risolvesse nell'incontro, nei pochi incontri avuti con i bambini, ma potesse dilatarsi e diventare un piccolo gesto quotidiano. E quindi abbiamo dato a ogni classe una copia del libro, dell'Albero del Riccio, perché potesse diventare, diciamo, nella bibliotechina di classe un libro per leggere anche così, una pagina al giorno, un'attività quotidiana da dedicare alla lettura, alla voce alta, alla riflessione collettiva, nella speranza che poi questi bambini, se non sono già 10 anni, quindi chissà, si potrebbero misurare i risultati di certi progetti a distanza di 10 anni, vedere se oggi hanno più curiosità anche per usare la propria testa in maniera decisiva, no? Rispetto quello che sono i modelli dominanti. Ho lavorato dalla prima alla quinta, ovviamente se volete ve lo racconto in quei dettagli, ma non era questo il punto di oggi. Si entrava in tutte le classi, facevamo una sorta di biografia narrata, mostravamo le tue immagini, tratte insomma, dagli archivi fotografici di Sperini, quindi di un da piccolo, raccontavamo le peripezie per andare a scuola, chilometri a piedi per arrivare a Sant'Eustrugio, insomma, a parte della biografia su cui ci si concentrava di più era certamente l'infanzia e l'adolescenza, poi gli anni chiaramente torinesi del giornalismo, dell'attualità politica venivano un po' trattati con superficialità e rapidità perché per i bambini erano sicuramente meno interessanti, diciamo così, meno accessibili, e comunque non nascondevamo ovviamente la vicenda del carcere e della privazione della libertà che diventava centrale che facevamo. All'incontro con ogni classe, una classe ovviamente con un linguaggio e anche i tempi commisurati alle capacità cognitive, e comunque a questo incontro seguiva poi uno spettacolo teatrale che avevamo costruito molto semplice, in cui un narratore, Antonio Gramsci, raccontava le vicende di Nino. Aveva una valigia di Nino, appunto, dalla quale tirava fuori ricordi, aneddoti per ricostruire anche una volta insomma, la sua straordinaria vicenda biografica. Dicevo, sono passati 10 anni da quel progetto, anche di più, 2007-2019, sarebbe interessante misurare adesso se quei bambini che noi abbiamo avvicinato, no, al profumo, che ci dico così, anche se sembra svilente, comunque a cui abbiamo dato una idea, questo personaggio, marcavamo l'idea che fosse un ragazzo della Sardegna, che comunque avesse avuto la volontà di studiare, istruì tutti i 10 a scuola, ovviamente avevamo inventato una pagellina che i bambini avevano mostrato, come dire, avevamo cercato di incuriosirli nella speranza che oggi questi ragazzi che sono adolescenti possano continuare, possano approfondire, possano anche loro, a loro volta, continuare a diffondere. Credo che questo sia importante. Oggi diciamo siamo in un altro momento storico, sono passati non più 70 ma 80 anni, 82 ormai dalla morte, e forse è diventato, rispetto anche al momento in cui vi ho parlato, più popolare la figura di Gramsci. Si moltiplicano le occasioni in cui viene anche insomma, citato in maniera molto pop. Questa immagine che ho scelto è anche un po' l'emblema, viene un po' tirato a destra e a sinistra con una doppia fortuna, da un lato accademica, cioè studi necessari che approfondiscono
trasferiscono il suo pensiero su più piani, e anche una cultura invece più pop, che fa parte quindi di citazioni che vengono anche riportate in social network, frasi estrapolate che diventano nuovi slogan, nuovi modi anche per forse semplicisticamente comunque avvicinare al suo pensiero. Facciamo l'esempio di odio di indifferenti, o istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Queste frasi profondissime, che a volte vengono anche un po', diciamo, abusate, non le trovo mai comunque fuori luogo, nel senso che comunque sono, sì, per quanto estrapolate da pensieri molto più ampi e articolati, decisive per iniziare, no? Da qualche parte. Diciamo che rispetto invece a quello che vorrei fare oggi con voi, vorrei provare un po' a concentrarmi sulle varie figure di Gramsci come persona, per cercare insieme a voi, che immagino siate comunque legati con il mondo della scuola, insegnanti, ora cercheremo anche di conoscerci un po' meglio per capire anche con chi avete a che fare, se sono bambini, se sono ragazzi delle scuole medie o superiori. Comunque cercare di concentrarci sulle varie dimensioni umane di Antonio Gramsci, quindi come figlio principalmente, poi come padre, poi come marito, come fratello, quindi nel senso come uomo. Cercare di tralasciare quindi l'aspetto che magari è stato anche studiato nelle precedenti sessioni, quindi del Gramsci giornalista, del Gramsci pensatore, del Gramsci filosofo, del Gramsci che ci lascia un'opera monumentale, che specchia un affresco della realtà del suo tempo, che sono i quaderni, che ancora oggi risulta un grandissimo classico, uno strumento di pensiero del quale attingere, attualissimo. Vorrei citare appunto, rispetto anche a questa attualità, il fatto che abbiamo in Sardegna uno studioso sempre più presente, Gianni Fresu, che sta lavorando in Brasile con la riproposizione del pensiero di Antonio Gramsci in relazione alla situazione socio-politica e culturale del Brasile di oggi, del Brasile di avantieri, perché oggi già la situazione è molto cambiata. Quindi diciamo che questo incontro teniamo da parte tutto quello che è il pensiero sociopolitico, culturale, la realtà del pensiero filosofico di Gramsci, per la quale anche io, come dire, mi sento il gigante della montagna, il microscopico insetto della montagna, non avrei davvero la possibilità di come il topo della montagna, questa è la situazione più bella. E mi voglio occupare soprattutto di Antonio Gramsci, che ha scritto alla famiglia, alla sua madre, alla sua sorella, alla sua cognata, ai suoi figli, e soprattutto il fatto che lui avesse a cuore un'idea pedagogica molto ferma e abbia cercato, nella lontananza e nella privazione del contatto fisico, di esercitare comunque la sua figura materna. E l'ha fatto innanzitutto traducendo dal tedesco delle favolette dei fratelli Grimm, che voleva, questa la sua speranza, spedire i suoi nipotini. Dice proprio, quando scrive per anticipare questo invio, che voleva essere un suo contributo alla fantasia dei nipotini. Voleva quindi offrirgli queste fiamme storiche che fanno parte della cultura popolare, come strumento per crescere, per confrontarsi col mondo. Di fatto questi raccontini tradotti non arrivarono mai ai nipotini. Le 24 fiabe che tradusse, tra il 29 e il 31, vengono raccolte nel libro Favole di Libertà, che non so se avete avuto modo di leggere, e poi vengono di nuovo riprodotte nell'Albero del Riccio.
anzi il contrario, l'albero del riccio viene pubblicato nel 1948 e contiene alcune lettere ai figli, novelline popolari, ricordi dell'infanzia, alcuni raccontini del periodo torinese, e poi invece le favole vengono pubblicate nel 1980. Diciamo che attraverso la lettura di queste lettere a casa emerge un profilo umano insomma, più ricco di sfumature, più intenso. È sorprendente, se si studia veramente la figura di Antonio Gramsci, la sua capacità di utilizzare il linguaggio per farsi capire. Nelle lettere alla famiglia usa un linguaggio alla parola della mamma, per le lettere ai figli ancora scala e trova un linguaggio che possa essere comprensibile a dei bambini che stanno frequentando le scuole elementari, anche più piccoli, alcune lettere. E la sua capacità quindi di aggiornare il linguaggio a seconda dei destinatari e la sua capacità di trasmettere attraverso i contenuti delle lettere una grande umanità, un grande senso di vicinanza, una grande empatia, o almeno un tentativo, no, di sentirsi vicino ai suoi cari. Un tentativo che gli usciva male perché di fatto gli mancava quella conoscenza diretta delle cose, perché spesso lui credeva anche insomma, di fantasticare, e spesso chiudeva le sue lettere dicendo chissà se lo sto inventando tutto oppure è davvero così. Di sicuro non mancava in lui la volontà comunque di trasmettere attraverso i contenuti delle sue lettere i valori in cui lui ha sempre creduto, che sono valori di libertà principalmente, e valori di credere nella conoscenza come strumento per migliorare. Per quanto riguarda il linguaggio, prima dicevo che ha sempre la volontà di farsi capire, no? Quindi di aggiornare il linguaggio alla portata dei suoi figli. E allora è molto efficace, per esempio, nella lettura delle sue memorie d'infanzia, ritrovare la dinamica delle azioni, le situazioni definite con sfumature emozionali, famosissimo raccontino dei ricci che lui osserva raccogliere le mele, esemplare questa capacità narrativa straordinaria. Qualcuno, anche forse in maniera un po' forzata, ha provato a assimilare Antonio Gramsci a uno scrittore per l'infanzia, anche lì, cioè una volontà di dedicarsi alla scrittura per l'infanzia in maniera puntuale, precisa. Non so se questo sia vero, però di sicuro il suo stile è sempre semplice, efficace, diretto, ha questa capacità di dare molto spazio alle azioni, a raccontarle nelle sue dinamiche, così come di evidenziare i caratteri emozionali anche dei protagonisti. Un aspetto che poi secondo me è anche da valorizzare rispetto alla formazione dei bambini di oggi che vivono una vita urbanizzata, è il fatto che attraverso i raccontini dell'infanzia di Antonio Gramsci sia uno spaccato di una Sardegna rurale un po' primitiva che oggi è in dissolvenza, perché nato in città è proprio lontanissima, magari nei paesi qualcosa un po' sussiste. E chissà che comunque non possa essere anche questo uno dei valori interessanti per far vivere ai bambini di oggi un'esperienza diciamo, più concreta, più sensoriale anche del rapporto con la natura, con l'ambiente che li circonda. Lui nei suoi raccontini dà molto spazio proprio a questi aspetti. Per arrivare anche qui a un contenuto che voglio proporvi che sia davvero anche strumento spendibile, approfittiamo per presentarci in maniera
informale, senza stare a fare sconcelli geografici, ma magari l'interesse rispetto a questi contenuti, anche il contesto di riferimento dove lavoriamo, che interesse abbiamo per i temi educativi. Ho cercato di costruire questa struttura circolare perché potesse essere uno spazio di incontro, di idee, qui magari in questo momento sono io un po' il vertice di tutto, però volevo proporre una circolarità delle conoscenze, del sapere, e poi mettere in pratica la seconda parte, che sarà più di gruppo, laboratoriale e collaborativo. Vi farò vedere adesso una serie di classi, di scuole del mondo, perché hanno qualcosa in comune. Qui siamo, credo io, in Inghilterra. La vedete bene? Sì. E così bisogna raccogliere la scaglia. Qui siamo nel Galles, è una scuola di primo e secondo anno mista. La classe, questa invece siamo in Inghilterra, fanno storia, 6 anni. E sono anche vestiti in costume storico. 7 anni. Lezione d'arte. Primo giorno di scuola, in Inghilterra, 7 anni. 10 anni. 12 anni. Siamo sempre in Inghilterra. Ma abbiamo detto proprio di non sorridere. Sì, sì, il progetto artistico è fotografarli in classe, però seri. E non che magari ci siano molti più sorrisi, anche le spiegazioni. Vabbè, però comunque. Siamo in Olanda, classe mista, 5, 6, 7, 8 anni. Una volta finalmente si esce anche all'aperto. Arabia Saudita, questa è una scuola materna. Yemen, questa è numerosa. La scuola, anche la classe. Qui siamo in Qatar. Bahrain, Brasile, matematica. La lezione di scienze naturali a Buenos Aires. Perù. Stati Uniti, Nigeria, Giappone, questo è terribile perché l'oscurità poi lo spazio esterno. Qui siamo a Taiwan, vulcano, Argentina, non è molto diversa da una scuola italiana. Che cosa hanno in comune queste foto che vi ho mostrato? Il progetto artistico, una fotografa che si chiama, come si chiama adesso, sta sfuggendo il nome, o metto il nome perché non lo ricordo. Comunque è un progetto artistico, fotografico, e ovunque nel mondo ha attecchito questo sistema educativo che prevede ritenere gli studenti piccoli e grandi, incastrati nei banchi. Per giunta scomodi, no? Perché guardate queste sedie, la scuola, l'unica sedia che ha questo aspetto, forse a volte è quella della cattedra, no? Ammorbidita. I banchi e le sedie degli studenti sono sempre piuttosto rigidi. Credo che dobbiamo partire da qua, intanto da creare spazi confortevoli per l'apprendimento. L'idea è quella di proporre contenuti anche un po' extra scolastici, l'idea di avvicinare i bambini, i ragazzi o gli adolescenti alla figura di Antonio Gramsci richiede anche ripensare le metodologie, perché se lo trasformiamo in una lezione frontale, scolastica, che assomiglia alle altre, si rischia di ottenere quindi l'effetto che hanno le altre materie, quindi a volte si può suscitare interesse, a volte no. Provare quindi intanto a strutturare degli spazi che invitino al dialogo, al confronto delle idee, all'approfondimento e che mettano al centro il benessere. Quindi in situazioni dove si può stare comodi, si può anche trovare piacere in quello che si fa. Per far questo, allora, faccio vedere le ultime foto che passavano, perché questa è la scuola
fatti Sì, però 60 anni fa, 32, sono 1932, ho conosciuto lei, ho fatto una comunità. Cioè, per dire, questa è la scuola, ricordo, è la scuola del fascismo, e questa è la scuola di oggi. Oggi, cioè, rispetto ai tempi, cioè, sono meno, meno bambini, però questo è un fatto, e in più è tratta un po' di tecnologia. Però diciamo che la tecnologia fine a se stesso, cioè avere un proiettore in classe, non è quell'innovazione che può scatenare nuove metodologie. Le nuove metodologie nascono se noi educatori o insegnanti facciamo lo sforzo di pensare anche a, a nuovi modi di costruire conoscenza, di trasferire conoscenza, dove mettiamo al centro il processo, no? Di scambio tra insegnare e apprendere. E non valutiamo solo l'apprendimento, ma dobbiamo valutare anche come noi stiamo insegnando. Questo deve diventare centrale. E così come centrale deve diventare l'utilizzo dei mezzi che noi abbiamo a disposizione. E noi ci siamo formati e viviamo, per fortuna, in un mondo fatto di libri. Noi abbiamo visto un prima e un dopo, abbiamo fatto ricerche in biblioteca e adesso siamo abituati a cercare molte informazioni sul computer, su internet, facendo riferimento alla rete. I ragazzi che sono nati dagli anni 80, 80 diciamo in poi, anzi 90 in poi, conoscono come modo di fare ricerca solamente il secondo, trovano quindi, la realtà in quello che noi chiamiamo il mondo virtuale. Noi abbiamo l'idea che ci sia un mondo virtuale, un mondo reale, per i ragazzi di oggi, giovanissimi, il mondo virtuale è dentro il mondo reale, non è una cosa separata. E sono abituati quindi a fare ricerca nel mondo della rete, della tecnologia. Se noi diciamo, sappiamo abbracciare questi codici, possiamo creare dei contenuti che possano essere più interessanti e accattivanti. Per esempio, inserire il tema dell'audiovisivo in classe è uno strumento molto efficace. Se si fa un po' di ricerca, in rete si possono trovare anche contenuti molto validi, già pronti da mostrare. Adesso solamente così come, come mero esempio vi volevo mostrare un percorso fotografico, forse prima questo, un percorso video fotografico su questo sito che è molto autorevole, riguarda anche le biografie degli artisti. Ho visto che hanno inserito anche la biografia di Antonio Gramsci. È una pillola, 3 minuti e 18, no? Per raccontare Gramsci. Ci accorgeremo tutti di quello che afferma, di quello che manca, però senz'altro nell'avvicinamento dei più giovani risulta un linguaggio a loro molto familiare. Vediamo se il video funziona. Antonio Gramsci è un intellettuale e politico italiano. È tra i protagonisti del dibattito politico e culturale del Novecento. Nasce il 22 gennaio 1891 ad Ales, in Italia. La sua famiglia vive in condizioni modeste. Gramsci trascorre un'infanzia difficile anche a causa dei suoi problemi di salute. A 20 anni si trasferisce a Torino per studiare all'università. Ben presto, però, mette da parte gli esami per coltivare la sua vocazione politica e stringe amicizia con Palmiro Togliatti, futuro leader della sinistra italiana. A 22 anni entra nel Partito Socialista. Due anni dopo inizia a scrivere per L'Avanti, il giornale del partito. In Russia scoppia la rivoluzione d'ottobre. Lo zar, il sovrano dell'impero russo, viene deposto da una rivolta popolare. Salgono al potere i bolscevichi, un gruppo di rivoluzionari socialisti. Gramsci sostiene che è ora di passare all'azione anche in Italia e auspica una rivoluzione del popolo sotto la guida del Partito Socialista. Ma il Partito Socialista Italiano continua a mantenere posizioni moderate. Nel 1921, insieme ad altri fuoriusciti del Partito Socialista, Gramsci fonda il Partito Comunista Italiano. Quindi si reca in Unione Sovietica, dove prende parte all'Internazionale, il congresso di tutti i partiti comunisti del mondo. Torna in Italia nel 1924, fonda l'Unità, il quotidiano del Partito Comunista, e viene eletto deputato. Ma la sua carriera politica si interrompe bruscamente. In questo periodo, l'Italia vede l'ascesa al potere di Benito Mussolini. Poiché Gramsci si oppone al suo regime dittatoriale, nel 1928 viene condannato a 20 anni di carcere.
Negli anni di prigionia, Gramsci opera una profonda svolta nel suo pensiero politico. Prende le distanze dal socialismo sovietico e ne elabora una versione meno dogmatica. Ritiene infatti che le società occidentali abbiano caratteristiche completamente diverse da quelle della Russia. Per Gramsci, il processo di costruzione di una società più egualitaria deve essere graduale e coinvolgere anche la borghesia. Nel contempo, Gramsci, minato da una salute sempre più compromessa e dalla solitudine della prigionia, comincia a nutrire il sospetto di essere stato tradito dai vecchi compagni di partito, tra cui l'amico di gioventù Togliatti. Nelle lettere alla moglie Julia Schucht e alla madre, cui lo lega un attaccamento morboso, confida il timore che il PC non si adoperi per la sua scarcerazione, perché non condivide la sua svolta antisovietica. È infine lo Stato fascista a concedergli la libertà a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ciò nonostante, Gramsci muore per emorragia cerebrale il 27 aprile 1937 a Roma, all'età di 46 anni. Gli scritti di Gramsci vengono pubblicati postumi con il titolo di Quaderni dal carcere. La via al socialismo da lui proposta è a tutt'oggi materia di studio in tutto il mondo, ma non ha finora trovato concreta applicazione. Loro sono abituati, tra l'altro dal mio punto di vista è molto puntuale, sono non decisamente fuori luogo per quanto nella sintesi di contenuti vengono raccontati in maniera molto, molto chiara. L'altra risorsa sì, audiovisiva che avrei voluto mostrare invece era un video che ha fatto l'Istituto Gramsci di Grosseto, che non è altro che un montaggio fotografico, magari questo parte, per fortuna, che qui sono perché è importante. È un video fotografico in cui una serie di immagini, che poi sono anche immagini ormai di dominio pubblico, quindi di Gramsci bambino, di Gramsci nella testa del Partito Comunista, oppure della sua famiglia con i figli Delio e Giuliano insieme alla mamma Giulia, vengono insomma rimesse in un ordine, una sorta di proiezione di varie immagini cronologicamente, che diventa anche questo uno strumento per avvicinare anche visivamente a quello che sono i personaggi di un intreccio narrativo complesso che è la biografia di Antonio Gramsci, poter visualizzare fisicamente anche i volti delle persone, oltre all'immagine di Antonio Gramsci, che magari ormai è così iconica che i ragazzi forse che ce l'abbiamo già in mente, anche prima di lavorarci, però comunque i figli, sua moglie, capire quindi che sono persone in carne e ossa, visualizzarli può essere sicuramente di maggiore efficacia. Quindi utilizzare in classe uno strumento audiovisivo è sicuramente uno stratagemma che avvicina come linguaggio in un contesto preparato e più informale rispetto a quello che sono i contenuti scolastici. Alla base di tutto ci deve essere, secondo me, però la cura dei materiali che noi vogliamo proporre, e questo richiede da parte nostra un gran lavoro di preparazione prima, proprio perché non sono contenuti di immediato accesso. Se noi diciamo leggete, se avete a casa una copia di Quaderni dal carcere, cioè, può darsi che non sia questo il canale migliore, può darsi che noi dobbiamo scegliere alcune lettere e non pensare all'intero corpo, ma magari concentrarsi, praticare quella che ora una prossima vuol dire la sosta, ma che è completamente rivoluzionario, perché i bambini e i ragazzi di oggi sono abituati a una frenesia compulsiva nel divorare stimoli, sono abituati a cose che succedono contemporaneamente, a immagini in continuo movimento, quindi praticare un esercizio anche di sosta e di concentrazione su un solo tema, anche piccolo, quindi per esempio una sola lettera, e intorno a questa far nascere degli interrogativi, cogliere delle impressioni, innescare il dialogo. Questo, diciamo, è una forza rivoluzionaria. Quindi sembra una frase fatta, però io dico sempre è molto meglio fare poche cose, anche pochissime, ma a lungo, dando tempo al tempo, facendole maturare, facendole penetrare anche nell'interesse, che non provare a farne tante e
fretta e con superficialità. Ovviamente da parte nostra è importante costruire dei percorsi che non siano percorsi di conoscenza già stabiliti da noi, ma che siano strumenti per cui ciascuno possa costruire con la propria sensibilità, con il proprio interesse, con la propria capacità personale, percorso di avvicinamento e percorso di conoscenza. Questo, diciamo, è interessante perché intanto ciascuno di noi partecipa alla costruzione della propria conoscenza. Noi come insegnanti lo sappiamo, noi spieghiamo, ma mica tutti imparano allo stesso modo. C'è chi ci sembra attentissimo durante la spiegazione, invece questa è stata fatta noi, c'è chi elabora in modo totalmente diverso da come noi avremmo aspettato, proprio perché ognuno filtra, trasforma, modifica. Quindi questo percorso di costruzione della conoscenza parte necessariamente come un percorso individuale e di questo dobbiamo tenerne conto. Anche nell'idea di non avere quindi degli obiettivi unificati per tutti, ma offrire percorsi di conoscenza dove ognuno può raggiungere il proprio grado di interesse e approfondimento. È compito nostro anche, rispetto ai più piccoli, provare a ricostruirlo questo percorso di conoscenza per rimostrarglielo e restituirlo in forma visiva, cioè abbiamo fatto un percorso, ciascuno di noi l'ha fatto. Il compito dell'insegnante può essere quello di ricollegare tutti i fili per restituire la dignità che ciascuno ha fatto nel suo percorso di conoscenza. Vi voglio dare alcuni suggerimenti che sono, diciamo, strategici di base per avviare quello che può essere un modo di accedere a dei contenuti complessi come la vita, la storia, la biografia o i pensieri di Antonio Gramsci. Il primo è animare lo spazio. Come vi ho fatto vedere, si parte dalla forma della comunicazione. Se noi abbiamo messo la cattedra e i banchi in fila, la forma di comunicazione è la stessa della lezione frontale. Io oggi ho provato a costruire intorno a voi un cerchio e infatti quando ci siamo presentati c'era molta voglia di interagire. Sarebbe stato più difficile se Sauro si è visto alle spalle di Andrea e per Andrea, per sapere l'espressione di serata, avrebbe dovuto voltarsi. Cioè, se vogliamo creare uno spazio per il dialogo, per l'incontro delle idee, per il confronto delle idee, costruiamo il cerchio, che è la forma ideale per la pedagogia. Nel cerchio, anche così consapevolmente, i bambini si mettono in cerchio per prendere decisioni, per scegliere che gioco fare, in cerchio si danza, in cerchio si può fare democrazia. E si dice proprio così, che sia la forma della pedagogia, proprio ideale per la pedagogia, proprio perché ogni opinione ha lo stesso valore, no? Non c'è gerarchia, perché tutti, con la loro presenza, ma anche con i loro contenuti, sono portati a offrire contenuti al cerchio e tutto si muove in direzione di un contatto. Anche quello che chiamiamo la parte emozionale, in una forma circolare diventa più contagiosa, perché ci si può osservare nel volto, nelle espressioni, nella mimica. Quindi partire dalla forma dello spazio è vitale per creare spazi che invitino davvero al dialogo, alla condivisione, alla conoscenza reciproca. Se lavoriamo su tematiche educative non possiamo che mettere al centro le relazioni. Le relazioni sono molteplici. La prevalente a scuola è quella tra insegnante e alunno. E si valorizza poco invece quella tra pari. Quindi nella struttura, diciamo, di circolarità di questa conoscenza è bello che noi creiamo spazi in cui siamo i facilitatori di contesti ma dove tutto avviene oltre di noi, perché i ragazzi, i bambini hanno gli strumenti per costruire insieme scambi e dialoghi tra di loro, in cui l'insegnante non è più il vertice, questa struttura verticale insomma, che abituale nella scuola, ma è semplicemente il facilitatore che ha creato contesti. Ci sono, diciamo, molte forme per la comunicazione. Quella che va per la maggiore è quella che vede l'insegnante da una parte e l'unidirezionalità del suo messaggio.
cifra che riescono a invertire e avere, come dire, una direzione che va verso da loro verso gli alunni e dagli alunni verso di loro. Però non è l'unica possibilità. C'è anche la possibilità che io, per esempio, oggi formo Andrea e Alessandra, che sono i miei ragazzi, scusate se intendo, se lo siete, di fatto, però comunque, e poi sarete voi e non io l'insegnante a costruire dei momenti di dialogo, proprio perché tra voi, tra pari, diciamo, tra coetanei, c'è un'intesa maggiore, c'è una capacità comunicativa che va anche un po' oltre il linguaggio, che è fatta di empatia, di linguaggio emozionale e non verbale. Quindi il compito dell'insegnante, se vogliamo costruire dei percorsi di conoscenza che possano avvicinare e che non siano scolastici, è quello di concentrarsi molto su queste strutture di comunicazione per invertire i modelli dominanti della scuola e costruire spazi di dialogo anche più efficaci. Io credo che nel nostro tempo dobbiamo costruire una pedagogia per il nostro tempo. Va bene ispirarsi ai maestri, va bene sapere che Maria Montessori, la Fiamma Seia, però oggi non possiamo rifarci a quei modelli educativi, proprio perché il mondo è cambiato e spetta a noi cogliere il meglio di certi approcci per aggiornarli e riportarli, ricomprenderli, renderli nuovi disponibili. Possiamo scrivere oggi noi la pedagogia del nostro tempo e questa è la qualità del nostro lavoro. Detto questo, che è la base, alcuni strumenti che secondo me possono essere molto utili, e poi adesso proviamo a metterli in pratica, per sostare sui temi. Una delle forme con cui noi possiamo avvicinare i ragazzi, i bambini a Gramsci, che non è che sono le lettere. Le lettere ovviamente hanno una forma di libro come questo, o le troviamo in volumi datati come quest'altro, però purtroppo si presentano così, col carattere freddo di libro. Esistono però delle riproduzioni come questa, che io adesso per voi che ve le mostro, che sono il prodotto originale nel senso che ho lavorato semplicemente nel fare la fotocopia con la calligrafia di Gramsci su un foglio. Provenienza un libro, questa viene dalla Casa Museo, che è la lettera all'angelo, fate originale. Sono degli originali, no? Nel senso che sì, la calligrafia, la perfezione della calligrafia, questo caso sono lettere assolutamente meno che sul quaderno, dove invece ci sono i pensamenti, oggi non si è abituato a scrivere con un Word, dove puoi tornare indietro, cancellare. La scrittura a mano di Gramsci è qualcosa di eccezionale, no? Cioè, perfetta, pulita, limpida, cristallina. Queste lettere lo stesso hanno una fluidità di scrittura senza ripensamenti e sono gli originali, e questo secondo me può essere anche uno strumento che dà la dimensione che non stiamo trattando di qualcosa di astratto o di come appare nei caratteri stampati, no? Ma è qualcosa di concreto, reale, avvicinare, quindi possibilità di questo tipo può essere un'altra strategia per ritrovare anche una sorta di fisicità con la conoscenza che la scrittura a mano in qualche modo restituisce. A proposito di fisicità, credo che il coinvolgimento maggiore dei bambini, dei ragazzi, ma anche degli adulti, avvenga quando non siamo coinvolti solo sul piano della ragione, sul piano razionale, sul piano intellettuale, ma avviene quando noi siamo coinvolti in maniera più globale, quindi quando è coinvolto tutto il nostro corpo, tutti i nostri sensi, tutta la nostra percezione. Per questo uno degli strumenti di conoscenza più efficaci io credo che sia il teatro. Il teatro ha come forma per studiare i contenuti e come forma per raccontarli all'esterno. La forma del teatro non richiede di
essere attori o di aver frequentato personalmente dei corsi di teatro. I bambini hanno naturalmente una naturale teatralità, una teatralità imitativa di ogni essere umano. Mia figlia ha 2 anni, se io faccio un movimento, ieri facevo il gioco delle palline, lei subito ci ha provato, proprio perché la sua teatralità è innata e l'uso del corpo, la sperimentazione del suo corpo nello spazio. Naturalmente col teatro ha diversi vantaggi. Intanto per preparare uno spettacolo, chiamiamolo così, una performance da proporre al pubblico, è necessario studiare, preparare cultura, testi, e partire da questo può essere una modalità di costruirlo insieme, ragazzi, stare a lungo, scegliere i contenuti e scegliere la modalità per narrarli. E soprattutto il teatro ha la conseguenza di mostrare un processo agli altri. Il teatro deve essere, come dire, ad uso di un pubblico, e quindi è la forma che permette alla conoscenza di ribaltarsi ed essere trasferita a un pubblico più ampio. I nostri percorsi di conoscenza spesso a scuola sono così introspettivi, no? I ragazzi imparano per tenerselo dentro. Il teatro invece è un percorso di conoscenza che viene fatto per essere poi riferito a un pubblico, e vi invito quindi a provare a immaginare delle modalità teatrali per restituire, teatrali nel senso di coinvolgere il corpo, la fisicità delle persone, e coinvolgere poi anche l'idea di essere protagonisti di questa conoscenza per restituirla a un pubblico, che può essere anche il pubblico degli altri compagni di classe, quindi un lavoro che rimane anche all'interno della nostra aula, però ha degli attori e dei fruitori, no? Mai spettatori, ma tutti comunque attivi in questo percorso, oppure può essere un pubblico di familiari, un pubblico più ampio, se siamo diventati così bravi anche in generale, però non è questa l'ambizione, ovviamente. Il percorso del teatro è uno strumento, io credo che tutta l'arte offra grandi strumenti. E infatti un secondo canale che vi voglio raccontare è quello di organizzare una mostra visiva del percorso di conoscenza. Ognuno di noi costruisce il suo senso del mondo attraverso vari procedimenti, attraverso vari processi, però per tutti è sempre molto forte il canale visivo. Poter visualizzare le cose ci aiuta a riconoscerle e anche a fermarle. È per quello che nella scuola si fanno molti cartelloni, per esempio, comunque si hanno le carte geografiche appese, proprio perché la mappa visiva è di grande supporto. Organizzare una mostra visiva del percorso di conoscenza dà modo di stare sui contenuti, rielaborarli e soprattutto rimetterli in circolo a disposizione di altre persone. Non è molto diverso dal teatro, c'è anche qui un coinvolgimento fisico, c'è un lavoro di ricerca, c'è un lavoro di scelta anche narrativa. Ovviamente poi rispetto al teatro ha una durata, no? Una intensità nel tempo maggiore, proprio perché se noi creiamo, che ne so, anche nell'ambito una mostra a tema gramsciano, quello che ha fatto vediamo col calendario sia una mostra naturale, poi chiaramente diventa un calendario, però che è anche un percorso visivo di contenuti. Un'altra strada che mi è sembrata bella, che vi voglio proporre, questa ve la posso far vedere perché se non immagino, ci mi sentivo. E qua dietro. Raccogliere il contenuto del percorso di crescita, di conoscenza e di ricerca e stampare un quaderno, contenere tutto in un diario di bordo, in qualcosa che possa essere un archivio di quello che abbiamo fatto, come modo per conservarlo e come modo anche per diffonderlo e raccontarlo verso altre persone. Quindi per esempio raccogliere in un libro, in un quaderno, appunto, tutte le domande che sono venute, le riflessioni che abbiamo svolto insieme, e scegliere contestualmente anche che copertina fare, che formato dare, e poi fare delle stampe proprio vere e proprie, in modo che questo percorso di conoscenza possa essere riconoscibile come fatto concreto, no? Il quaderno adesso, cosa potrebbe assomigliare il quaderno? Il nostro quaderno, diciamo, perché abbiamo scelto questo, il nostro quaderno, ecco,
guarda che bello questo. Io ovviamente mi sono ispirato ai quaderni che sono stati esposti anche qui a Cagliari tanto tempo fa, che erano proprio dei quaderni veri e propri, dei quaderni quaderni perché di fatto erano quaderni, no? Poi sono diventati un monumento culturale immenso. Quanti sono i quaderni? Una storia affascinante che attraverso anche a noi di quaderni è al limite dell'incredibile, no? Perché noi abbiamo potuto conoscere oggi di Gramsci solo le lettere spedite e uscite dal carcere, perché neanche tutte sono uscite sicuramente, e di lui non avere altra memoria, invece grazie a... grazie ai miei che una serie di fortunati eventi ha fatto sì che non siano state distrutte, perché in pieno fascismo quel materiale, come dire, era più che pericoloso. Comunque l'idea di quaderno secondo me è molto bella, tanto perché a scuola si riempiono quaderni su quaderni. Quando uno bello che sia un archivio appunto delle riflessioni fatte, dei pensieri fatti, delle conversazioni avute, e questo richiede da parte nostra ovviamente il lavoro di archiviarle. Guardate, i pensieri dei ragazzi e dei bambini spesso sono volatili, no? Sono capaci di intuizioni o di osservazioni molto belle, che solo se trovano ascolto loro producono. Alcuni, diciamo, che non si sono ascoltati se le tengono dentro. Uno stratagemma abbastanza semplice oggi è questo, per esempio, no? Archiviare in modo visivo le voci, i suoni. Io per esempio a volte registro le conversazioni con i bambini per restituirle in forma scritta, proprio perché anche loro stessi, nel sentire che il loro pensiero viene registrato, lo ritengono più importante, no? Nel senso, se c'è un microfono, se lo stiamo registrando, vuol dire che ha un certo valore. Le conversazioni, quindi, e le riflessioni archiviate, restituite in forma scritta possono diventare contenuto per questo quaderno. Queste sono delle modalità che non hanno bisogno di una preparazione di base per noi, si tratta solo di metterle alla prova secondo il proprio approccio educativo. Ognuno, come dire, cerca di innestarlo quello che è il suo metodo. L'importante è creare degli spazi rispetto alla normale attività scolastica in cui ci si senta più liberi, in cui le sensazioni siano più al centro, in cui gli individui possano essere coinvolti in modo più intenso, più globale. Quindi se la scuola vuole sollecitare solamente la testa, ricordiamoci che i ragazzi sono fatti anche di corpo, di sensazioni fisiche, di immaginazione, di fantasia. Se noi sapremo trovare un'armonia di tutto questo, ovviamente l'attività sarà più coinvolgente. Vale la pena farlo comunque e sempre in tutta l'attività didattica, però visto che magari la scuola comunque ha dei tempi e delle rigidità, almeno creare comunque degli spazi in cui investiamo nuove metodologie, nuovi approcci, chissà che possa essere più produttivo.